muovesi il vecchiere canuto bianco e il componimento numero 16 all'interno del canzoniere. Il sonetto parla, instaurando una similitudine, parla del viaggio di un vecchio giunto al termine della sua vita che si dirige a Roma per guardare e rimirare il volto di Cristo impresso sul velo della Veronica, cioè sul velo che aveva chiuso in sé il sangue e il sudore della passione di Cristo, mentre dall'altra parte abbiamo la similitudine con la condizione invece narrata dall'io lirico che ricerca il volto della donna, cioè Laura, nel volto di altre donne. Muovesi il vecchierel canuto e bianco, del dolce loco va a sua età fornita, e dalla famigliola sbigottita che vede il caro padre venir manco. Il vecchierello canuto e bianco, bianco potrebbe stare a indicare sia il volto che ovviamente i capelli, si muove dal dolce loco, cioè dalla dolce casa, dove ha trascorso la sua vita, e dalla famigliola sbigottita che vede il caro padre anziano venir manco. Venir manco, cioè qui ancora torna la polisemia di Petrarca, dei componimenti di Petrarca che si prestano a più significati, a più interpretazioni, cioè venir manco come simbolo della fine imminente della vita dell'anziano, del vecchierello, ma anche come partenza verso la meta del suo viaggio. Indi traendo poi l'antico fianco per le estreme giornate di sua vita, quanto più può col buon voler saita, rotto dagli anni e dal cammino stanco. Indi, cioè dal dolce loco, traendo poi l'antico fianco, qui fianco come sineddoche per corpo, cioè la parte indicata al posto del tutto, per le estreme giornate della sua vita, cioè per le ultime giornate della sua vita terrena, quanto più può, col buon voler si aiuta, rotto dagli anni che sono tanti e dal cammino stanco, affaticato. E viene a Roma seguendo il desio per mirare la sembianza di colui che ancor lassù nel ciel vedere spera. E il vecchierello giunge a Roma seguendo il desiderio per mirare la sembianza di colui, cioè di Cristo, che ancora lassù nel cielo spera di vedere, cioè che spera di vedere nel cielo dopo la sua morte, in paradiso. Così lasso, talor vo cercan Dio, donna, quanto è possibile in altrui, la disiata vostra forma vera. L'ultima terzina svela così la similitudine contenuta nel componimento, cioè l'io lirico, così come il vecchierello, entrambi inseguono il proprio desiderio, cioè il desio del verso 9 e la disiata vostra forma vera dell'ultimo verso, cercando il vecchierello il volto di Cristo, mentre l'io lirico ricerca il vero volto di Laura. Così, nelle due situazioni parallele, da una parte l'oggetto del desiderio è il volto di Cristo, mentre dall'altra l'oggetto del desiderio è il volto vero di Laura. Se dunque dovessimo instaurare un paragone tra queste due situazioni, avremmo in entrambi i casi un oggetto del desiderio estremamente remoto ed irraggiungibile. Cioè, il vecchierello non insegue Cristo, ma insegue il suo volto, la sua immagine impressa in un velo. Così come la donna, cioè Laura, viene inseguita non materialmente, ma ciò che l'io lirico insegue è la sua immagine, la forma che è impressa in altri visi, così come il volto di Cristo è impresso sul suo velo, sulla Veronica. Così, in entrambi i casi, l'oggetto del desiderio è in realtà qualcosa di irraggiungibile. Cioè, Cristo è un essere divino che il soggetto, cioè il vecchierello, spera di vedere dopo la morte, e allo stesso modo l'io lirico non è in grado di vedere la donna. Cioè, donna, quanto è possibile? Cioè, l'io lirico riesce a vedere il volto della donna solamente
negli altri volti, solamente riflesso negli altri volti, e negli altri volti spera di vedere la vera forma del volto di Laura. In questo modo però si capisce come Laura in realtà stia perdendo ogni connotato materiale. Cioè l'io lirico non parla infatti di Laura, ma parla di donna. E andiamo a definire dunque la natura di questa donna. In entrambe le situazioni abbiamo dunque due oggetti del desiderio estremamente difficili da raggiungere. Ma per quale motivo Petrarca sceglie il termine donna per parlare di Laura? Perché in realtà non sta parlando della Laura intesa in senso reale, ma sta parlando della Laura intesa in senso immaginario. Con il termine donna, Petrarca vuole cristallizzare, vuole riassumere, vuole comprendere in realtà l'oggetto massimo del suo desiderio, un oggetto che non è dato raggiungere, ma che è dato solamente scorgere in altrui forme. Per dirlo con Lacan, Laura, qui chiamata in quanto donna, in quanto oggetto che assume su di sé tutti i caratteri degli oggetti desiderati, cioè oggetto dotato del massimo grado di desiderabilità da parte del soggetto, insomma la donna del verso 13, non è altro che il fantasma psicanalitico. Che cos'è il fantasma? Il fantasma non è altro che l'oggetto perduto da parte del soggetto, l'oggetto massimo del desiderio che anima il movimento del desiderio stesso in quanto dotato di caratteri irraggiungibili. Il fantasma è l'oggetto del desiderio con il quale il soggetto si può rapportare nel momento in cui non è un soggetto castrato. Cioè il godimento procurato dal fantasma, o almeno ciò che il fantasma simbolizza, è un godimento illimitato, appunto non soggetto alla legge del padre, non soggetto quindi alla castrazione del godimento, alla limitazione del godimento. Nella poesia di Petrarca dunque il fantasma assume un carattere soggettivo. In questo senso la Laura cantata da Petrarca non è una Laura collocata all'esterno del soggetto, ma è una Laura collocata all'interno del soggetto. Cioè Laura non è un oggetto, non è una donna dotata unicamente di caratteri storici, non è una donna che si può ricondurre unicamente alla Laura biografica, ma la Laura cantata dall'io lirico nel canzoniere diventa parte integrante del soggetto. La donna del penultimo verso della poesia è dunque la donna che riassume su di sé tutto il patrimonio immaginario del desiderio dell'io lirico. Ma in quanto il carattere primario del fantasma è l'irraggiungibilità, l'io lirico può ricercare il fantasma, o meglio il volto del fantasma, cioè l'immagine, solamente per quanto gli è possibile, solamente in modo parziale. E dove può rintracciare il volto dell'oggetto massimo del suo desiderio? Solamente nel volto di altre donne, cioè nel volto degli oggetti del desiderio che invece non sono fantasmatici, cioè che non sono irraggiungibili, che sono raggiungibili, ma in quanto raggiungibili non possono soddisfare la fame del desiderio del soggetto. Cioè il fantasma si configura come un qualcosa di irraggiungibile e che proprio perché è un oggetto irraggiungibile diventa il motore stesso del desiderio. Cioè il vecchierello che insegue il suo fantasma del desiderio, che è il fantasma divino, cioè di Cristo, è anch'esso un fantasma irraggiungibile. Ricollegandoci dunque alla poesia in generale del canzoniere, che cosa accade? Che Laura in realtà, se la si intende come il fantasma, diventa una proprietà del soggetto, o meglio, Laura in quanto oggetto subisce una trasformazione strutturale per la quale passa da essere oggetto a essere soggetto, o meglio passa a essere una parte integrante dell'io lirico. Quindi non più un intermediario immaginario, ma una parte integrante dell'io lirico. In altri termini,
Ciò che viene a galla nella poesia di Petrarca è che il carattere dell'oggetto d'amore nel sentimento amoroso muta da oggetto a soggetto. Cioè il soggetto che ama l'oggetto del suo amore considera questo oggetto come un soggetto. Cioè considera ciò che ha davanti come un soggetto in grado di desiderare, come egli stesso sta facendo. Ma nel compiere questo, il soggetto non contempla più l'oggetto d'amore come un soggetto, ma lo assorbe su di sé. La struttura oggettuale dell'oggetto d'amore viene assorbita dal soggetto stesso. Il soggetto contempla l'oggetto come una parte integrante di sé. Assorbe la natura oggettuale dell'oggetto d'amore sul fantasma integrante in sé, nel soggetto. Cioè l'oggetto d'amore, in questo caso Laura, diventa un soggetto interno alla struttura stessa del soggetto. L'oggetto compenetra, si sovrappone e si fonde con il soggetto e nel farlo perde i propri connotati, cioè perde l'immagine reale e all'immagine reale si sostituisce l'immagine immaginaria. La sua realtà muta da reale a simbolica e per tutti questi motivi la poesia di Petrarca si può dire che contempli l'oggetto d'amore come parte della realtà del soggetto stesso. E il fantasma è proprio questo. Cioè il fantasma psicoanalitico consiste nella soggettivizzazione dell'oggetto d'amore, e cioè dell'assorbimento della categoria di oggetto in quella di soggetto. Cioè il fantasma non è qualcosa che sta all'esterno del soggetto. Il fantasma è il motore del desiderio che trasforma l'oggetto del desiderio nel soggetto stesso. Cioè il soggetto insegue qualcosa che è stabilmente dentro di sé, ma che può ricercare soltanto al suo esterno, negli oggetti molteplici dell'amore, negli oggetti nel quale, qui ad esempio il lio lirico, cerca di rintracciare la disiata vostra forma vera. In conclusione dunque, Petrarca eredita tutta la tradizione a lui precedente della poesia e dimostra molto chiaramente come il desiderio stesso dell'uomo sia un desiderio destinato a essere non soddisfatto. Cioè l'uomo che, l'io lirico anzi, che insegue Laura, che insegue il fantasma Laura, cioè l'immagine massima del desiderio, non può far altro che vagare in questa vita, in questo breve sogno, cercando un'immagine che in realtà non può mai raggiungere in quanto fantasmatica. L'altro insegnamento di Petrarca per quello che riguarda il sentimento al centro del canzoniere consiste nel fatto che l'oggetto d'amore, una volta che viene interiorizzato, che diventa parte del soggetto, completa, seppur in maniera imperfetta, il soggetto, perché l'oggetto entra a far parte del fantasma fondamentale del soggetto, e per questo motivo, secondo Petrarca, dunque, il soggetto nel momento stesso in cui ama si apre con occhi nuovi verso la realtà, cioè guarda al mondo con occhi diversi, e gli occhi diversi che ha dentro di sé sono anche quelli dell'oggetto d'amore.